Allora, diciamo che non è un caso, probabilmente, che questo nostro incontro di questa sera parta proprio da Torino, perché questa è una delle città che ha contribuito molto in passato alla riforma sanitaria buona nel nostro paese. È la città dove nel 61 si è formata la prima, ve lo ricordo perché mi sembra molto importante, si è formata la prima commissione medica che riuniva insieme per la prima volta sindacalisti, lavoratori, studenti, assistenti sociali, medici e si proponeva di sviluppare un intervento contro la nocività in fabbrica di tipo diverso rispetto alla tradizionale richiesta sindacale di fino a quei tempi di monetizzazione del rischio. Un lavoro che poi i consigli operai del 69 hanno praticamente sistematizzato in quel modello sindacale di lotta per la salute che è stato anche il risultato e ha prodotto ulteriormente una presa di coscienza dei lavoratori, anche dei cittadini, perché la fabbrica si apriva sul sociale, la presa di coscienza del diritto a diventare soggetti della propria vita, il diritto di partire da sé per costruire una critica non solo all'organizzazione scientifica del lavoro e all'automazione che proprio in quegli anni veniva massicciamente importata in Italia dagli Stati Uniti, ma anche la critica ai saperi ufficiali e l'affermarsi di un nuovo concetto di salute. E di qui, secondo noi, ne eravamo consapevoli, ma era la città in cui operava in stretto contatto con i lavoratori e questi gruppi di base, operatori e medici come Ivo Roddone, come Benedetto Terracini, coordinati quasi sempre dalla Camera del Lavoro di Torino. Abbiamo qui questa sera una allieva di Ivo Roddone che con lui è cresciuta e ha lavorato e che è appunto Eleonora Artesio che ha fatto un ottimo uso degli insegnamenti, è stata un'ottima amministratrice sia regionale che anche comunale. Ecco, quel lavoro, non solo di Torino naturalmente, ma anche con una notevole importanza quello di Torino, è uscito dalla fabbrica, come si diceva allora, ed è entrato nella società e ha creato quella coscienza diffusa di un bisogno, di una riforma del sistema sanitario, dell'istituzione sostanzialmente, di un sistema sanitario nazionale, che è arrivata dalla società alle istituzioni fino al Parlamento e fino alla legge di riforma 833 del 78. E molti di noi, soprattutto i meno giovani, ricordano anche i primi sforzi delle amministrazioni regionali, ma anche comunali, di avviare l'attuazione di quella legge. E purtroppo però che è stata trascurata, poi stravolta e addirittura tradita. Non parliamo tanto del ministro De Lorenzo, perché era quasi il suo mestiere distruggere la sanità pubblica. Parliamo piuttosto dei governi Amato e D'Alema, che negli anni purtroppo hanno tradito quella riforma, quei principi, quei valori di cui era portatrice. E invece di difendere quei valori fondanti della riforma del 78, e invece di difendere la natura pubblica del sistema dai condizionamenti economici, hanno aperto al privato, per cui a fronte di una crescita continua della spesa sanitaria,
Il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è diventato economicamente condizionabile e appunto da Torino, dal Piemonte, abbiamo avuto quella fase per cui alla cultura e i valori che avevano motivato e riempito la 833 si è venuta sostituendo l'idea di governo della sanità ridotto a gestione, a governance, come si dice oggi, no? Il solo fatto che la denominazione delle strutture sanitarie di territorio da unità sanitarie di base sia stata trasformata in aziende sanitarie locali, la dice lunga, e soprattutto il fatto che siano state rimodulate sul modello dell'azienda manifatturiera, non a caso. Il governo della regione Piemonte, allora in mano alla Lega, l'amministrazione Cota, ha chiamato prima come consulente e poi come assessore della sanità addirittura un espertissimo di organizzazione tailoristica del lavoro, che era stato l'ex amministratore delegato di Fiat Iveco, Paolo Monferino. Che adesso, guarda caso, è addirittura il presidente dell'ospedale privato Kölliker qui di Torino. E la cosa ancora più grave e significativa è che quando un movimento movimento sociale, la Fondazione Promozione Sociale ha contestato la delibera e gli atti che l'allora assessore Monferino aveva adottato per stravolgere i contenuti della riforma sanitaria, con un esposto al TAR. La gravità della cosa è che la successiva giunta Chiamparino si è costituita come parte civile contro la Fondazione Promozione Sociale a sostegno della delibera Monferrino che ha voluto confermare come centrosinistra, come eredità accettata e condivisa della giunta precedente di destra. E così la spesa sanitaria si è venuta pian piano scaricando sui cittadini, hanno prosperato mutue, fondi, previdenza aziendale, fino ad arrivare alla teorizzazione che va benissimo un governo pubblico-privato della sanità. Un inevitabile questo scivolamento verso logiche liberistiche, favorevole al welfare aziendale e anche, attenzione, che sta passando, abbiamo visto il voto in Parlamento la settimana scorsa, mi pare, il regionalismo differenziato. Ecco, durante la pestilenza però tutti giuravano che bisognava cambiare, che non si sarebbe più tornati come prima. Giuravano. E questa sera noi siamo qui a dire che siamo circondati da spergiuri, perché quello che sta avvenendo in quest'ultimo periodo è proprio il ritorno al passato. E su questo, appunto, l'allarme forte che ha lanciato il professor Cavitti con il suo ultimo libro, La sinistra e la sanità. Da bindi a speranza e in mezzo alla pandemia è appunto un allarme, è una denuncia forte di cui lui ci parlerà adesso, gli cederò subito la parola. Subito dopo abbiamo Eleonora Artesio, che è stata appunto, come dicevo, un'allieva di Ivo Roddone, un'eccellente allieva di Ivo Roddone, e ha questa grossa esperienza di gestione dell'assessorato a suo tempo, dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte. Poi Chiara Rivetti, la dottoressa Rivetti, che è la segretaria regionale della NAO, sta facendo una battaglia assolutamente meritoria in difesa non solo giustamente dei medici occupati nel Servizio Sanitario Nazionale, ma
dei cittadini, dei pazienti, della sanità pubblica. E infine il dottor Marco Caldiroli, che è il presidente nazionale di Medicina Democratica, che ha accettato di essere qui con noi stasera, che ringrazio moltissimo. E finisco qui cedendo la parola al professor Cavicchi, che ringrazio nuovamente.